che va da sempre, navigando tra nord e sud, tra l'Oriente. Lo sport è uno degli elementi del trattamento. Normalmente non ha uno spazio molto rilevante all'interno delle strutture penitenziarie, soprattutto per mancanza di spazi. Però diventa determinante nel momento in cui è veramente utile per la salute fisica e psichica della persona qui ristretta. Chiaramente, trovandoci in un istituto penitenziario, i movimenti delle persone sono molto limitati, la gran parte del tempo viene vissuta nelle stanze e spesso anche gli stili di vita non è che siano dei più salubri. Allora lo sport diventa centrale proprio come cura della persona, quindi noi cerchiamo di ritagliare il più possibile spazi utili per le attività sportive, abbiamo attrezzato delle palestre per ogni sezione, piccoli spazi, e in più abbiamo poi questi spazi all'esterno che vengono dedicati sia per il passeggio ma soprattutto lo spazio per il campo sportivo. Il problema è che si va a turnazione, quindi è utilizzato dalle persone in maniera saltuaria. Sicuramente serve ad alleggerire le tensioni interne, quindi soprattutto d'estate quando apriamo il campo sportivo loro organizzano tornei, manifestazioni tra di loro, e quando rientrano sicuramente molto ben più soddisfatti e più tranquilli. Ci sono alcuni che sono più portati per le attività sportive, però soprattutto il campo sportivo serve anche proprio per camminare, ecco, per camminare in gruppi, per muoversi in uno spazio un po' più ampio che non sia quello ristretto del passeggio. Come torneo con gli esterni sì, era il primo torneo, ma questo è seguito dalla collaborazione col CSI, soprattutto perché loro hanno fatto un corso per arbitro e per allenatore di calcio a 5, quindi è stato un po' lo sperimentarsi nel concreto di quello che avevano imparato. E poi il confrontarsi con squadre esterne, con persone che vengono da fuori, sicuramente ha una valenza maggiore rispetto a quella di giocare all'interno. All'inizio curiosi, forse anche un po' timorosi, però poi alla fine si crea veramente quel gioco di squadra e si gioca alla pari, anzi hanno detto che i nostri sono fin troppo corretti. Beh, un'esperienza insolita per noi, dopo tanti anni siamo riusciti attraverso la direzione, la dottoressa Rosa Reginesse che ci ha dato tutte le autorizzazioni dovute, a presentare un piccolo progetto all'inizio che poi è diventato un successo per noi, perché abbiamo iniziato facendo un torneo interno in sezione tra detenuti dell'alta sorveglianza, insomma, e poi questo torneo alla fine, alle finali ci hanno aggiunto la partecipazione del CSI, insomma, nella persona del presidente Palumbo, che ci ha dato una mano sia nell'arbitraggio sia nel portare avanti questo progetto. E quindi da quello poi abbiamo fatto, con il criterio di chi vinceva il torneo interno doveva poi fare una supercoppa con una squadra esterna, che ci ha portato lo stesso presidente del CSI, insomma, una squadra formata da sacerdoti, da assessori provinciali allo sport, assessori regionali. E nell'occasione della partita, che poi abbiamo stravinto, ci tengo a precisare perché insomma ognuno il suo, abbiamo stravinto e c'è stata la premiazione, e a premiarci in quell'occasione c'è stato anche il presidente regionale del CONI, la sezione del Molise, il signor Cavaliere, che ci tengo a ringraziare ora per allora, insomma. Il vantaggio più immediato, io le racconto quello che facciamo noi tutti i giorni, insomma, lo sport per noi è vita, lo sport è qualcosa di grande, per chi come noi è costretto a vivere 24 ore su 24 rinchiusi, magari anche in spazi più piccoli di quelli che abbiamo visto, vuoi che sia il campo, vuoi che sia insomma la scuola. È importantissimo lo sport. Lo sport aiuta sia il fisico ma soprattutto la mente, perché attraverso lo sport insomma uno scarica tensioni, malumori che poi insomma fanno parte dell'essere umano. Io sono difensore, l'abbiamo visto, insomma, l'abbiamo anche premiato con l'attestato, insomma, Fasano, ma poi c'è Gallo che è l'Avezzi sfumato. Poi c'è Recoba, De Pane, che è insomma grande, grande, grande. Ma ci sono ancora altri giocatori forti che non si sono potuti esprimere perché il torneo, diciamo il campionato che ci hanno permesso di fare è stato fatto col criterio di chi aveva partecipato al corso di arbitri ed allenatori, erano coloro che venivano scelti insomma e premiati soprattutto per quel corso che avevano fatto. Quindi
Ci auguriamo che l'anno prossimo, già da settembre, si faccia il secondo corso di allenatori ed arbitri, che così possiamo dare la possibilità a altri 20 detenuti di poter partecipare sia al corso arbitri e allenatore e poi per inserire un'altra squadra nel prossimo campionato. Beh, l'allenatore ci vorrebbe, no? ci vorrebbe qualcuno che si assumesse la responsabilità. Una formazione, ma diciamo che bisogna avere anche un po' di buonsenso tra di noi, e questo c'è. Mettiamo avanti prima i più forti e poi magari i titolari sono quelli più forti.